Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di Ciao Albertone, il format settimanale dove parlo del grande cinema del maestro Alberto Sordi e dove parlo della grande commedia all'italiana che fu. Oggi voglio parlarvi di un film del 1953 con la regia di Steno, padre di Enrico e Carlo Vanzina, e cioè Un giorno in pretura. Questo film qua è stato fondamentale per Alberto Sordi, perché grazie a questo film è nato un personaggio che poi abbiamo rivisto in altre opere, che poi abbiamo rivisto in altre commedie. Con questo film è nato il personaggio di Ferdinando Mericoni, detto Nando, l'americano, colui che aveva il mito dell'America, di Kansas City, il bel imbusto, il bel fustacchione, scansa fatiche, insomma. Contro di lui non ce n'era per nessuno, insomma, questo personaggio l'abbiamo poi rivisto in un'americana Roma, sempre di Steno, e l'abbiamo poi rivisto anche in un episodio negli anni 70 del film Di che segno sei di Corbucci, quindi pensate un po'. Questo film è stato importantissimo per Alberto Sordi proprio perché questo film è veramente colui che ha dato il là al personaggio di Mericoni, anche se saprete che è un film che mostra vari personaggi. Io mi soffermerò principalmente sul personaggio di Alberto Sordi, anche se questo film mostra una giornata tipo in pretura e quindi vedremo tante cause svolgersi in questo tribunale con un Peppino De Filippo meraviglioso nei panni del pretore. Ed è un film che poi comunque è stato anche usato come esempio da altri registi in futuro per girare numerosi altri film in pretura. Cioè, mi vengono in tante commedie in cui ci troviamo in un tribunale dove assistiamo alle varie cause dei protagonisti, Dammi faccia causa, a ricchi ricchissimi praticamente in mutande, ma anche, tra l'altro, Mi faccia causa sempre con la regia di Steno. Insomma, questo ritrovarsi in tribunale, insomma, è stato molto utilizzato e abusato nella commedia all'italiana, facendo assistere allo spettatore alle varie cause dei vari personaggi. Il cast di questo film è assolutamente un gran cast, perché oltre ad Alberto Sordi abbiamo De Filippo, abbiamo Sofia Loren, abbiamo Walter Chiari, insomma ci sono veramente dei grandi nomi in questo film, un film in bianco e nero, un film che fa divertire ma che allo stesso tempo porta avanti anche una sottile amarezza che è sempre importante nella commedia all'italiana. Alla fine questo film mostra tutte le cause a cui, insomma, dovrà assistere il nostro pretore Lo Russo, interpretato da De Filippo, questo pretore che sembra molto attento alla legge, vuol far rispettare la legge a tutti i costi, è una persona molto, insomma, dura, rigida. La legge va rispettata fino ad arrivare magari all'ultima causa, quando forse anche lui scenderà a dei compromessi pur di salvare una persona per lui importante, una donna per lui importante. Quindi c'è il finale che è nella storia del cinema, della commedia all'italiana, in cui lui parla con il busto di Cicerone, in cui ovviamente si confronta con Cicerone e cerca di giustificare il suo operato, cerca di giustificarsi perché ha assolto una donna che in realtà era da condannare, proprio perché la conosceva, proprio perché negli anni della Grande Guerra era innamorato di lei. E quindi si vede il pentimento dell'uomo che alla fine, sempre così ligio al dovere e alla legge, il pentimento di quest'uomo che sa di non aver, insomma, fatto risaltare la giustizia, ma che allo stesso tempo si definisce un piccolo uomo. Chi è lui per poter dire cosa è giusto e cosa è sbagliato? E forse dà ragione a quel figlio che alla fine si è allontanato dagli studi per dedicarsi al mondo del pallone, diventando un calciatore, insomma, ultrapagato e famosissimo. E forse quindi questo suo, insomma, riflettere sul finale del film lo porterà a riavvicinarsi allo stadio, al figlio, e a riavvicinarsi a tutti quegli uomini, a quelle persone che aveva condannato mesi prima in pretura. Insomma, è un film veramente importante, un film che è stato utilizzato come modello per fare poi altri film in futuro, un film che, ovviamente, citando anche i soliti ignoti, un film che, omaggiando e ringraziando all'inizio in questo ovviamente su questi titoli che scorrono, no? Vediamo il regista che ringrazia proprio le persone che, combinando certi guai, sono finite in cronaca, e quindi lui, leggendo questi fatti di cronaca, ha potuto tirar fuori questo film, ha potuto tirar fuori questo gioiellino, quasi come se gli sceneggiatori fossero stati veramente i personaggi della vita di ogni giorno, le persone realmente esistite ed esistenti. È un film che, anche se è del 53, è sempre attuale, ovviamente lo puoi vedere
vedere, sempre attuale, è ovvio che nel 53 a quei tempi si veniva condannati per cose per cui oggi veramente nemmeno devi andare in tribunale, però è sempre attuale perché fa capire quanto ci si possa trovare in accordo o in disaccordo con la giustizia e quanto certe volte si possa anche scendere a dei compromessi, insomma, dei borbottini pur di far andare le cose in un certo modo. Ah, il nostro Peppino De Filippo è straordinario, in questo film si alternano più vicende, si parla di Don Michele era il prete interpretato da Walter Chiari in un'interpretazione straordinaria, che viene accusato di aver fatto scatenare una rissa a Roma, questo prete bresciano che viene accusato di aver scatenato una rissa a Roma in una sala da biliardo. Ovviamente era vietato per i preti entrare nelle sale da biliardo, anche lì abbiamo poi una giovanissima Sofia Loren in questo episodio che interpreta una ladra prostituta, insomma. Poi abbiamo ovviamente l'episodio anche con Silvana Pampanini che interpreta proprio Luisa Ceccarelli, questa ex soubrette, questa grande donna del varietà che negli anni della Grande Guerra aveva fatto perdere la testa a tante persone, fra cui proprio al nostro pretore Lo Russo, che si troverà a assolverla seppur sia, insomma, un'alcolizzata, seppur sia stata accusata di ubriachezza molesta e anche di adescamento a fini sessuale. Quindi il nostro pretore sul finire del film rivive, no, gli anni inerenti alla Grande Guerra, ripensa a ciò che questa donna ha significato per lui ed ecco che arriva ad assolverla per poi arrivare a questo, ripeto, finale in cui si giustificherà e parlerà con il busto di Cicerone. Vabbè. E poi ci sono vari altri personaggi, c'è Leopoldo Trieste, che il suo personaggio è stato accusato di essere stato, insomma, di aver passato una notte a Villa Borghese a baciare questa ragazza, insomma, in atteggiamenti intimi con questa ragazza, cioè accusato perché baciava la sua ragazza. Oggi pensate un po', cioè, questi erano i motivi per cui si andava in pretura ai tempi. Oggi veramente è tutto diverso, come abbiamo ad esempio l'episodio dei coniugi Ponticelli, dove c'è Paolo Carletti e Tania Weber. Lei accusa lui di abbandono del tetto coniugale, ma lui accusa lei che in realtà ha abbandonato il tetto coniugale proprio perché lei lo stava tradendo e lui aveva piazzato le videocamere in casa, aveva messo i registratori in casa. Insomma, sono episodi divertenti, però insomma è un film che dopo che l'hai finito di vedere ti fa anche riflettere sul senso di giustizia, la legge è giusta e sbagliata, come comportarsi di fronte ad essa, si può essere imparziali, è un film... È un film secondo me importante perché, ripeto, è stato utilizzato poi come modello, ma soprattutto soffermandosi sulla filmografia di Alberto Sordi ha dato vita al personaggio di Nando Merigoni. Pensate che tutto è nato da un'idea di Lucio Fulci, del maestro Lucio Fulci, di uno dei miei registi preferiti di sempre. Lucio Fulci fa parte degli sceneggiatori di questo film insieme proprio ad Alberto Sordi, a Giancarlo Viganotti, Steno e Alessandro Continenza. Però il soggetto del film è proprio di Lucio Fulci, è stato Lucio Fulci a creare, insomma, il personaggio di Nando Merigoni, questo personaggio detto l'americano, io parlo americano, lo slang, insomma, no? Che va a fare il bagno nella marana, no? Va a fare il bagno nella marana completamente nudo, perché lui diceva nel Kansas City si può fare il bagno nudi perché qua ci deve essere questa arretratezza, quindi va a fare il bagno nella marana. Ovviamente fa il Tarzan della situazione, che va a uccidere un coccodrillo che in realtà è un tronco, e tutti i ragazzi a esultare. Poi arriva il vigile lo vede lì in quegli atteggiamenti, i ragazzini scappano, il vigile porta via i vestiti, lui resta nudo lì e quindi comincia a vagare fino ad arrivare in questa villa dove ci sono tutti i benestanti, i ragazzi che festeggiano. Quindi verrà denunciato, si farà trovare completamente nudo in questa villa mentre lui in realtà stava solo cercando i suoi vestiti, stava solo cercando degli stracci per metterseli addosso e quindi poi ovviamente è stato denunciato ed ecco che in tribunale lui spiega le sue ragioni, ovviamente sempre però tirando in ballo il suo Kansas City, tirando in ballo il suo amore per l'America, che sono americano, è lo slang, lo sentite, no? È fantastico. Ovviamente con questo film il nostro Alberto Sordi ha dato vita a quel personaggio che poi abbiamo visto in più pellicole, non solo Nando Merigoni, ma proprio il personaggio
il personaggio scansa fatiche, un po' vigliacco, bell'imbusto, ignorantello. Questo personaggio è stato fondamentale nella filmografia di Alberto Sordi, che prima di questo film, insomma, si era fatto vedere già con Fellini, nei lavori con Federico Fellini, però diciamo che poi con Lo Sceicco Bianco per iniziare, Vitelloni, poi questo film ha dato proprio la celebrità a questo film ad Alberto Sordi, tant'è che poi, dopo il grande successo di questo film, lo si vedrà ovviamente in Un'Americana a Roma, il suo primo film da protagonista assoluto, sempre con Nando Merigoni, e poi a tanti altri film, a tanti altri gioielli. Oggi mi sono voluto soffermare su questo film, proprio perché, seppur Alberto Sordi compaia per quanto 20 minuti su un'ora e 40 di film, mi sono voluto soffermare su questo film proprio perché, per coloro che stanno scoprendo Alberto Sordi adesso, non si può non fare un pit stop di fronte a questo film. Perché questo film, seppur il personaggio di Alberto Sordi compaia poco, ha dato il via, no, alla nascita, alla crescita di un personaggio importantissimo che poi vedrete anche in altri film. Cioè, questo film va assolutamente visto, anche perché poi anche tutti gli altri episodi sono gradevoli e graziosi, cioè è veramente un bel film della commedia all'italiana. È un film che sicuramente resterà sempre negli annali della storia del cinema. Quindi, che dire, grande film, grande cast, Nando Merigoni, l'americano, e insomma, sicuramente nel prossimo episodio tratteremo anche i film dove il nostro Merigoni è protagonista, però Un giorno in pretura va assolutamente consigliato, va assolutamente, insomma, fatto conoscere il più possibile. Ricordiamo che poi il successo del film è stato tale da far nascere anche lo storico programma televisivo Un giorno in pretura, dove proprio si vedono le vere cause in tribunale. Ricordiamo che poi Alberto Sordi, grazie al personaggio di Nando Merigoni, creato da Lucio Fulci, ricordiamolo, è stato chiamato anche veramente in Kansas City, dove è diventato cittadino onorario, quindi pensate un po' voi. Detto questo, viva Alberto Sordi, viva Nando Merigoni e che dire, tra l'altro Un giorno in pretura è citato anche in Permette Alberto Sordi di Luca Manfredi. Se non avete ancora visto quel film, guardatelo, vedetevi la mia recensione, guardatevi i vecchi miei video dedicati ad Alberto Sordi, fateli aumentare di visualizzazioni, perché ragazzi, Alberto Sordi va ricordato, datemi retta. Poi ripeto, continuate a non vederli, io li faccio lo stesso i video, perché a me Alberto Sordi ha dato tanto e il minimo che possa fare è ringraziarlo così nel mio piccolo. Quindi viva Alberto Sordi, viva Un giorno in pretura, viva il grande Steno, persona a cui manderei un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio, che hanno dato tanto al cinema. Lucio Fulci, un maestro assoluto. E che dire, Un giorno in pretura, ne dovevo assolutamente parlare. Fatemi sapere la vostra, vi aspetto nei commenti. Vi ricordo che qua sotto, nelle info del video, troverete tutti i collegamenti alla mia pagina Facebook, al mio profilo Instagram. Insomma, se volete contattarmi, sapete come farlo. Un saluto, un abbraccio e viva Alberto Sordi!